Sto sentendo un sacco di critiche su questo 2022 videoludico e non riesco veramente a capacitarmi di quanto i videogiocatori siano diventati dei lamentosi di prima categoria. Partiamo dal presupposto che le critiche che vengono poste alla next gen mi trovano d'accordo. Sì, è vero, le PS5 non si trovano. E sì, è vero, Microsoft ha fatto tante acquisizioni, ma ancora le carte le tiene in mano, tutte da giocare. Sì, è vero, ci sono tanti rinvii. E sì, l'esclusiva next gen di punta di PlayStation è un remake di un gioco di appena 9 anni fa. Però, signori miei, però, definire questo 2022 come un anno di transizione, che fa il bis con il 2021, che invece era stato veramente sottotono, mi sembra ingiusto, molto ingiusto. Questo 2022 a livello personale lo ricorderò come l'anno di fine generazione, nel quale sono uscite alcune delle bombe più importanti del periodo PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Definirlo anno di transizione secondo me non rende per niente giustizia, ma vediamo di fare un attimo un quadro della situazione, poi mi direte la vostra. Allora, sul fronte PS4 abbiamo Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, che, se permettete, compongono già da soli una lineup che definirei esplosiva. Il fatto che parecchi giocatori stiano decidendo volontariamente di non giocare questi titoli per aspettare PS5 è una scelta che reputo assolutamente legittima, sia chiaro. Però questi giochi ci sono, cioè siete voi che volontariamente non li state giocando, ma ci sono giocabili su PS4. Sul fronte Nintendo abbiamo Xenoblade Chronicles 3, Bayonetta 3, Splatoon 3, e anche in questo caso la lineup mi sembra ottima, veramente ottima. Oddio, almeno sulla carta, perché ovviamente i giochi ne devono ancora uscire, però insomma, gli estremi per definirla ottima ci sono tutti. Ah, e a questo si aggiunge ovviamente anche Pokémon Scarlatto e Violetto. Poi, sul fronte multipiattaforma abbiamo, innanzitutto Elden Ring, e già questo direi che conta come bomba di fine generazione, ma in più aggiungo Dying Light 2, Sniper Elite 5, Lords of the Rings Gollum, Overwatch 2, A Plague Tale Requiem, Gotham Knights, Call of Duty Modern Warfare 2, oltre che ovviamente, che ve lo sto a dire a fare, c'è ancora Hogwarts Legacy. In più si aggiungono quelle perle che sono disponibili PC PlayStation come Sifu e Stray. E ragazzi miei, qua sto facendo una carrellata dei più importanti, ma ce ne sono svariati altri degni di nota. Insomma, questo 2022 a me, onestamente, sembra esplosivo. I giochi ci sono e parecchi di essi, onestamente, mi sembrano molto validi. Vogliamo porre una critica a questo anno? Ci sta, ma poniamola alla sola next gen, che deve ancora iniziare per davvero, sono d'accordo. Ma il mondo del videogioco c'è, è vivo e vegeto, e questo 2022 rappresenta, a mio modo di vedere, un eccellente anno conclusivo di una generazione veramente ottima. Grazie a tutti per l'attenzione.